ma ha detto solo che davano il 5%, e io ho consentito, ma mica mi ha detto che c'era il rischio, che c'era, io lì l'ho sempre detto, il rischio non lo voglio. Antonio Angori è un ex risparmiatore di Banca Etruria. Il direttore della sua filiale è tra coloro che sono stati condannati nel processo di primo grado per il filone della truffa sul crack della banca, che si è tenuto presso il Tribunale di Arezzo. In tutto 4 i condannati a 10 mesi di reclusione con la non menzione, accusati di aver truffato i risparmiatori non informandoli sui rischi delle subordinate emesse dalla banca. A me mi aveva lasciato con 3.000 euro, che sì, per caso in casa mia c'era stata qualche disgrazia, chiamiamola così, non mi potevo comprare nemmeno la bara. Questo non la digerisco, questo non gliela perdono. Morirò ma non la perdono. 9 invece gli assolti, tra questi ex dirigenti, per cui il PM Giulia Maggiore aveva chiesto condanne da 3 anni a 2 anni e mezzo per istigazione alla truffa. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste e non è stato commesso alcun reato. Il primo grado dunque scagiona quella che l'accusa definiva la cosiddetta cabina di regia. Secondo noi era sbagliato andare, a individuare direttamente nei dipendenti le responsabilità di quello che è successo anche in funzione della vendita di questi prodotti, perché indubbiamente le responsabilità stanno in alto. Lo sportello della banca è l'ultimo ad avere la responsabilità di ciò che è accaduto nel sistema bancario. Come associazione è il motivo per il quale su questo filone della vicenda giudiziaria ci siamo mossi con molta cautela.